comodissima la nuova elegante Fiat 1008 per i tifosi che vogliono seguire anche con la famiglia il Giro del Lazio. 50 i corridori che si disputano il titolo di campione d'Italia. Dopo pochi chilometri comincia la fuga del generoso Ciolli. Terrà duro per oltre 100 chilometri. Alle sue spalle il gruppo non dà troppo peso all'episodio e il fuggitivo arriverà ad avere un vantaggio di 6 minuti. Neanche le salite rallentano l'azione di Ciolli. Il gruppo lo insegue con maggiore decisione. Ma il giovanotto tiene duro, ha un gran sogno nel cuore e si batte con generosità ad oltranza. Ronchini però sveglia il gruppo e comincia a sgranarlo con lunghe tirate. Di uno di questi momenti di confusione approfitta Gismondi che fila a pieni pedali, raggiunge e supera l'esausto Ciolli e comincia la sua fuga solitaria. Ma ormai la battaglia è in pieno sviluppo. Di forza si staccano dal gruppo Ronchini, Conterno, Zamboni e Baldini. Riagguantano Gismondi che non regge alla loro andatura. I quattro passisti trovano l'accordo, filano a tutta andatura verso il traguardo. Nella bruciante volata è primo Ronchini. Per una gomma è campione d'Italia. Mentre noi aspettiamo la neve, gli sciatori americani hanno trovato il sistema per sciare, anzi saltare con gli sci, anche nella buona stagione. Trampolino e pista sono imbottiti di paglia e si può volare sicuri. Ottimo il lancio, morbido l'atterraggio. Per qualcuno non è troppo morbido, ma anche quel capitombolo allena quelli sulla neve. Se qualcuno poi arriva un po' troppo deciso a valle, troverà paglia accogliente. Felice questa volta di essere finito sulla paglia.